Benvenuti a CEO Confidential. Pierangelo, ben ritrovato. Come andiamo? Ciao Frank, tutto bene? Ben ritrovato a te. Chi abbiamo oggi con noi? Guarda, oggi abbiamo un vero e proprio maestro su di una tematica, su di un topic che è esplosivo, che è quella dell'etica. Prima di conoscere il nostro ospite, mandiamo giusto la scheda introduttiva. Un secondo. Luciano, benvenuto a CEO Confidential. Tu non hai bisogno di presentazioni, io la domanda te la devo fare. Chi sei e cosa fai nella vita? Sono un essere umano, faccio il professore a Oxford e a Bologna e da sempre faccio soltanto una cosa, filosofia, che è un lavoro un po' strano. Senti, tu hai detto proprio filosofia, la F word, esattamente. Quindi ho la prima domanda per te, a bruciapelo, che cos'è la tecnologia e qual è il suo ruolo nella vita dell'uomo e nella nostra società? Guarda, a parlare di tecnologia potremmo stare qua ore e non le abbiamo. La tecnologia è tantissime cose, in genere o è un servizio o è un prodotto, tanto per essere chiari, ma soprattutto fa tre cose per noi, da sempre, da quando abbiamo inventato la ruota a oggi. Uno, ci fa smettere di fare cose che non vogliamo fare. Tu pensava alla lavastoviglie, non voglio lavare i piatti, eccolo lì. Due, ci permette di fare cose che vorremmo fare, ma altrimenti senza la tecnologia, pensa a Netflix, come faccio altrimenti? E poi tre, ci permette di fare cose diversamente da come le abbiamo fatte prima e va bene così. Tu pensa ad esempio al passaggio dallo spazzolino a mano a quello elettrico. Ecco, allora, lavastoviglie, Netflix, spazzolino elettrico, tecnologie, servizi o prodotti che fanno qualcosa che non vogliamo fare al posto nostro, ci permettono di fare quello che vorremmo fare, oppure ci fanno fare le cose diversamente meglio, in maniera più efficace, più semplice, magari a volte anche più divertente. Questa è la tecnologia e quindi praticamente è tutto il mondo in cui viviamo. Ecco, tu hai fatto un quadro idilliaco della tecnologia, hai detto ci semplifica la vita, ci risolve dei problemi. È chiaro che poi c'è un problema di etica nel rapporto con la tecnologia. E allora che cos'è l'etica e perché è così importante in un mondo che viene trasformato dalla tecnologia? Ma hai ragione, in genere l'etica è un po' quella di nonna, no? Dice devi fare questo, non devi fare quest'altro, oppure i 10 comandamenti sono sempre normalmente dedicati a te. Chi sei, chi vuoi essere, che vuoi fare, che cosa non devi fare, motivazioni, ma anche altre cose. Oggi io l'etica la vedrei anche in una versione più, se vuoi, altruista. Cioè, che cos'è che mi chiede il mondo di dover fare? Che cos'è che la realtà del business, della mia società, della mia anche famiglia mi sta dicendo, guarda, io vorrei essere così, vorrei che tu facessi questo per me. E poi un terzo modo, che non è soltanto su di me o su di te che mi stai chiedendo qualcosa, ma anche sulla nostra relazione. Allora, io qui me la cavo velocemente. No, a volte l'etica non è né Giulietta né Romeo, ma è la loro relazione. Questo, guarda, che in periodo in cui la politica sta cambiando tanto, è fondamentale. Non è tanto chi, ma che cosa c'è tra noi che deve essere migliorato. E etica è anche quello. Chiarissimo, ecco, da questo punto Da di questo punto vista di le vista, tecnologie ci stanno cambiando la vita e stanno correndo, hanno accelerato e questo forse ci fa un po' paura. Dal tuo punto di vista, quali sono le tecnologie di frontiera che più ti preoccupano? guarda, a me sembra che quelle più preoccupanti sono quelle di cui parliamo anche un po' meno sui giornali, in televisione, un po' in giro. Stanno ovunque, non è che ci vuole il filosofo di Oxford. Sono quelle a metà strada tra digitale e biologia. Quando il digitale comincia a fare cose strane con la vita, ad esempio trasformando il DNA, trasformando cose che non siamo tanto sicuri andranno in porto. Non ti dico poi quando questo lo applichiamo, ipoteticamente mi auguro che non ci sia qualche matto da qualche parte in qualche paese veramente stravagante sul DNA umano. Tu ti puoi immaginare cosa potremmo combinare di disgrazie infinite. Ecco lì, queste tecnologie mi preoccupano abbastanza, dovremmo avere veramente gli occhi aperti e la regolamentazione ferma. Senti Luciano, chiarissimo, come ha detto Pierangelo, e complimenti per la chiarezza. Hai accennato ad una domanda relativa al DNA, ma in generale, quali sono le domande etiche e morali che non dobbiamo smettere di chiederci nonostante la trasformazione tecnologica? Grazie per la chiarezza, in genere non è che i filosofi siano famosi per la chiarezza, quindi uno sforzo, diciamo così, di categoria. Le domande che non dovremmo smettere di fare sono quelle classiche, cioè sono quelle sull'individuo, sulla mia autonomia, su chi voglio essere, su chi posso diventare,
sulle cose che non mi piacciono, che io lo so che non dovrei fare, però continuo a fare, le cose che vorrei fare, ma non ho voglia, energia. Insomma, quello che dai tempi dei greci a oggi si chiama l'etica della virtù, della costruzione della propria persona. Quelle non dovremmo mai smettere di farle e dovremmo farle anche ad un altro livello, quando tu vedi che l'organismo non è soltanto il sottoscritto, ma è anche la famiglia, anche la società e anche lo Stato. Allora, che Stato vorremmo costruire, che società? Queste non dovremmo mai smettere di porle perché sono domande che ricevono sempre risposte più avanzate, più raffinate e soprattutto vanno rinnovate ogni volta. È un po' come mangiare, noi ci diciamo, mangio oggi, poi da domani smetto, che l'ho fatto già una volta, non è che mangio tutti i giorni, no, ogni giorno devi riprendere questa dieta etica che si porta appresso tante scelte. Senti, una domanda guardando al futuro. Il nostro futuro, la nostra società futura sarà completamente diversa da quella attuale. Regole, le regole possono aiutare a definire la società futura, ma chi deve definire queste regole, soprattutto le regole sulla tecnologia? Ci vogliono le regole, le stiamo facendo bene in Europa e devo dire questo, ogni tanto viene visto quasi come un vezzo, una cosa, beh sai l'Europa non ha la tecnologia, almeno fa le regole, è proprio il contrario, è un po' come se uno dicesse, ma sai, insomma, in fin dei conti questi sono quelli che fanno le regole del gioco, poi, è fondamentale, l'Europa sta facendo le regole del gioco per il digitale, per la società dell'informazione, le sta facendo bene e può fare meglio, ci mancherebbe, ma le sta facendo bene e ce le stanno copiando, invidiando un po' tutti. Allora un'Europa, io qua... Analogia tecnologica e chiudo. Si parla spesso della velocità della tecnologia. Ah, va troppo veloce, va troppo veloce. Ma io ricordo ai politici, a chi fa le leggi, che sono le mani sul volante. È dove stiamo andando che conta. Poi la velocità, beh, se andiamo nella direzione giusta, più veloce ci arrivi, meglio è, no? Quindi le mani sul volante ce l'ha l'Europa, lo sta facendo bene, lo possiamo fare meglio, ma ce lo invidiano tutti. So, chiaro sul ruolo delle istituzioni, come hai detto tu. Ora, so che sei un professore di filosofia, ti faccio una domanda di geografia invece. Europa, Stati Uniti, Cina, c'è un diverso approccio all'uomo e alla tecnologia. Quali sono le differenze secondo te? Ma soprattutto, abbiamo una via europea condivisa, unica, secondo te? Ma questo è difficilissimo, io se dovessi cavarmela un po' così da non geografo e quindi ributtarla in filosofia o meglio in economia, direi che c'è una parola chiave qua che si chiama welfare. E se tu dici welfare, subito pensi all'Europa, certo non alla Cina, sicuramente non agli Stati Uniti, e il welfare è la civiltà del domani. Perché gli Stati Uniti andranno anche forti per la tecnologia e tutto il resto, ma ci sono milioni di persone che non mangiano, non sanno leggere e scrivere e che quando stanno male, tu non vuoi stare male se sei povero negli Stati Uniti. E in Cina, sinceramente, stiamo vedendo, no? La libertà, la possibilità di esprimere le proprie idee, ma anche di fare il proprio business. Questo lo ricordo a chi pensava che il business in Cina, ah, beati loro mica tanto, hai visto cosa succede quando poi chiudono e decidono che forse questa e questa e questa azienda non vanno bene. Allora, welfare e diritti umani, questa è la strada europea ed è la strada del futuro. Ecco, senti, parliamo di tecnologia, ma torniamo sempre all'uomo, all'umano. Prima dicevi la domanda fondamentale è che tipo di uomo voglio essere. Allora ti chiedo, in un mondo che sta progredendo, che si sta robotizzando, si sta automatizzando, che tipo di uomo abbiamo in mente per il nostro futuro, stiamo costruendo per il nostro futuro e che ruolo avrà l'umano nel mondo del futuro? Esatto, domandona difficilissima, io però me la cavo con un'analogia che spero non sia fuorviante, no, perdonatemi. Però io vedrei molto l'umanità del futuro un po' come umanità che si prende cura di queste nuove pecore che sono l'intelligenza artificiale e il digitale. Insomma, abbiamo intorno a noi cose che sempre più agiscono un po' per conto loro. Sono un po' stupide come le capre e le pecore, però attenzione che se non le guidi e non gli fai fare quello che vuoi tu, queste fanno anche un sacco di danni. Allora, prova a mettere una capra in giardino e vedi che fine fanno le rose. Allora, una umanità che si prenda cura di questa nuova forma di capacità di azione e lo faccia in maniera lungimirante, ecco, secondo me questa è un'umanità che può avere un grandissimo futuro, però deve mettersi in condizioni di gestire la capacità di azione che il digitale sta creando. Questo vuol dire innovare la nostra governance e su questo non vedo abbastanza passi avanti. Chiaro, anche questo è sempre molto, Sempre molto chiaro, anche molto le analogie. Ecco, un'altra domanda semplice, semplice, su quale probabilmente tu potresti tenere un corso annuale. La tecnologia è neutrale? Ora, qui adesso ti dirò una cosa e spero non sia spiazzante. No, e sì. Nel senso, non che devo fare il filosofo,
ma è neutrale, come quando da ragazzi avevamo il gioco del tiro alla corda, no? Tiravi da una parte, tiravi dall'altra e non andava da nessuna parte. Allora ti sembra che la corda tesa sia neutrale perché non è né di qua né di là, ma non è così. Sta ferma perché la stanno tirando tutti e due insieme. Allora tu immagina due forze, semplifico tantissimo, quella buona e quella cattiva, la tirano completamente, la congiungono da nessuna parte. Il primo che molla schizza dall'altra parte. Allora non è che è neutrale perché non ha una tensione interna. È neutrale nel senso che ha due tensioni opposte che cercano di portarla da una parte e dall'altra. Tu pensi al nucleare, no? Non è che il nucleare è neutro, è che c'è sia la forza, diciamo così, energetica, eccetera, sia quella militare che la stanno tenendo in tensione. Molli l'una e parte quell'altra. Allora, non è neutrale nel senso che non ha tensione al suo interno, è neutrale nel senso che ha la duplice tensione e noi dobbiamo far sì che quella buona prevalga e quella cattiva sparisca. Quindi è un problema di equilibrio, alla fin fine. Completamente. E quindi di design dei nostri quadri affinché quell'equilibrio che vogliamo emerga. Gli equilibri emergono a seconda del design della società che noi riusciamo a mettere in moto. Senti, poi abbiamo ottenuto la domanda semplice, quella a tema libero per la fine. Come vedi il nostro futuro dal tuo punto di vista? Guarda, qua c'è sempre la solita cosa, ottimista, pessimista. Io me la cavo dicendo che con due battute. Uno, ottimista nei confronti delle opportunità, frustrato nei confronti della nostra capacità di coglierle, perché le opportunità sono straordinarie. L'umanità non ha mai avuto tanta ricchezza, tanta intelligenza, tanta cultura, tanto sapere, tanta scienza, tanti soldi quanti oggi. Saremo in grado di usarli per fare la cosa giusta? Ecco, su questo sono un po' frustrato perché non mi pare. L'altra cosa, però, un po' più costruttiva: bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Bicchiere che si può riempire comunque. Un bicchiere che si può riempire quindi all'insegna dell'ottimismo, riducendo al più possibile la frustrazione. Grazie davvero a Luciano Floridi per il suo contributo, per la sua chiarezza, per la sua sintesi su temi che richiederebbero appunto giorni, libri e convegni interi per essere approfonditi. Grazie, grazie davvero da me Frank Pagano, grazie a tutti quelli che sono stati con noi e appuntamento alla prossima puntata di CEO Confidential.